Anzitutto devo anteporre il fatto che io provengo da un altro tipo di mondo, sono ignorantissimo in quello che è il mondo del vino, dell'azienda agricola, diciamo come struttura dell'azienda agricola. La mia formazione è una formazione nel mondo dell'industria, diciamo, dei prodotti, pertanto dove vige la serialità, vige la produzione con certi tipi di controllo, con certi tipi di documentazione che oggi in un modo un po' diverso riguarda anche la cantina. Allora, incidentalmente sono finito a fare delle consulenze in alcune importanti cantine, ma soprattutto con Stefano Albrigi, grazie. Per cui oggi sono qui. Allora, che cosa c'è che caratterizza la persona nell'ambito di un'azienda? La persona è un insieme di cose, è un insieme di fattori. La persona è fatta con la testa, ha le mani, ha le braccia, ha le gambe e ha soprattutto la pancia. L'azienda è metaforicamente la stessa cosa, cioè abbiamo un sistema di capacità cognitive, abbiamo un sistema di capacità operative con le braccia e le mani, abbiamo un sistema di capacità, diciamo, di movimento nel territorio che sono le gambe. Ora, fino agli anni 90, primi 2000, la produzione era un qualcosa di basato sul decido cosa fare, realizzo il progetto e realizzo il prodotto. Sostanzialmente, nella metafora della persona, la pancia non esisteva, cioè non esistevano le condizioni come focus importante per l'azienda della gestione delle risorse umane nel senso, cioè, passatemi il termine, emozionale del termine. Questo significava un sacco di cose all'interno di un'azienda, significava il dare per scontato che una persona, quando gli dai un ordine, un compito da svolgere, eseguiva il compito e non importava se questo compito gli piaceva o non gli piaceva. Non importava se questo compito era, diciamo, consono alla propria idea di sviluppo oppure non lo era. Oggi assistiamo nell'ultimo decennio a un cambiamento radicale da questo punto di vista, perché ci troviamo con persone, specialmente nuove generazioni, che non accettano sostanzialmente più l'idea di eseguire un compito. Lo accettano volentieri, ma non è più sufficiente, cioè la persona oggi si aspetta un po' a tutti i livelli di ricevere gratificazione dal proprio ambiente di lavoro, gratificazione dai propri, diciamo, superiori, si aspetta di ricevere gratificazione nel riuscire a portare a termine i propri compiti con un dato livello di valore, di qualità e di riconoscimento. Questa cosa è un cambiamento pesantissimo, fortissimo, che ha messo in discussione la capacità di dialogare tra le generazioni, che ha fatto chiudere un sacco di aziende, parlo di aziende dell'industria, nel settore del vino, non so, che ha creato una serie di interrogativi, di punti di domanda a cui dare risposte funzionali. Spesso guardiamo le aziende d'oltreoceano come sistema di riferimento, pensiamo al management, pensiamo a tanti, diciamo, tanti aspetti, tante soluzioni per creare, diciamo, un ambiente che lavori, un ambiente che dia soddisfazione, che dia risultati, che dia numeri. Quello che a noi sfugge, per cui quando leggiamo un bel libro, magari appunto di management, prendiamo e diciamo, basta fare così, si crea un manager, un altro manager, un altro manager, e avanti. Nella realtà qui da noi non funziona questo processo, non si riesce ad applicare completamente perché non sono previste proprio le funzionalità del management. Rapidamente, in maniera al limite dello scherzoso, le riassumerò per farmi capire meglio. Management significa flusso di informazioni, maneggiare. Management significa un sistema che riceve informazioni, le elabora e ridà informazioni. Questo quadro, quindi, che cos'è che presuppone? Presuppone che, per l'appunto, ci siano persone che imparano a fare delle cose, le sviluppano, le portano avanti e in qualche modo fanno carriera.
Però in Italia non riusciamo a fare carriera, riusciamo solo fino a un certo punto. Perché da noi non è previsto il turnover, per esempio, quindi non è previsto quando in un'azienda una persona ha finito il proprio ciclo professionale di dato ruolo, non è previsto cosa succede quando il tizio, da persona collocata in un certo punto dell'azienda, arriva in su fino ai livelli massimi, non è previsto cosa succede dopo. Pertanto questo ha generato un po' dappertutto dei sistemi di carriera sempre limitati, sempre portati fino ad un livello che dopo si stabilizza e genera un altro problema. Più o meno sapete tutti, quando diciamo porticello, sapete tutti cosa significa. Significa che la persona arriva ad un certo punto, arriva in una posizione e da lì non schioda più. Allora, questo problema nasce in seno ad una mentalità, per l'appunto, che non prevede la crescita e il ricambio generazionale. E non è un'accusa, è un fatto culturale, noi ce l'abbiamo un po' nel DNA, il fatto di essere più abituati al controllo che all'efficienza, di essere più abituati a porre dei limiti che a rompere dei limiti. Cioè, in una condizione culturale che oggi diventa palese e che diventa il focus di quello che sono i problemi della gestione delle risorse umane che si trovano più o meno in tutte le aziende. Quando parliamo quindi di quello che può essere carriera, di quello che può essere turnover, di quello che può essere un sistema più manageriale, parliamo alla fine di che cosa? Di fiducia. Quella vera però. Per tornare al discorso, alla raffigurazione manageriale, assistiamo che nelle aziende italiane, e io con qualche centinaio di aziende di consulenza alle spalle penso di poterlo dire, parliamo di un sistema che vede le informazioni al rovescio, cioè è il vertice che dà le informazioni alla base. Scusatemi, ma dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere la base che dà le informazioni al vertice, il vertice elabora strategie e obiettivi, e il vertice ridà le informazioni verso la base. Questo flusso che da noi non si riesce a produrre, un po' perché abbiamo un certo tipo di individualismo, un po' perché abbiamo un certo tipo di idea di protagonismo e cose di questo tipo che fanno parte della nostra cultura, noi non riusciamo a produrre un flusso comunicativo come si deve. Il risultato è che il vertice quindi si abitua ad esercitare più un controllo che trasferire fiducia. Cioè, a parole siamo tutti lì che diamo fiducia a tutti, ma se guardiamo dell'azienda la struttura come è impostata a livello di comunicazione e di scelte, vedremo che l'imprenditore raramente, non che non avvenga, ma raramente sceglie sulla base di quello che è la spinta del sistema azienda. Se devo comprare un macchinario, difficilmente consulto le persone specifiche di quel settore produttivo. Se devo fare degli investimenti, difficilmente mi consulto con chi poi dovrà esserci in quegli investimenti. Non dico che è sbagliato, perché il mio scopo qui non è trovare i difetti di qualcuno, è una riflessione su cui aprire, perché quando parliamo di risorse umane, parliamo di gestione della persona, di motivazione della persona, di produrre che l'individuo abbia voglia di realizzarsi, o come si diceva molto, di lavorare anche di notte, dobbiamo considerare che la motivazione è un fenomeno che passa attraverso il coinvolgimento. Ecco, questo tipo di processo naturalmente genera una catena di riflessioni che si possono immaginare. Questo tipo di processo genera anche una seconda domanda. Quando pensiamo alla carriera, quindi al tipo di successo, al tipo di seguito che diamo ad una professione, dobbiamo anche considerare che un'azienda deve fare il vivaio. Per esperienza so che anche le aziende più grosse in Italia non fanno vivaio, tendono a non farlo, che, ripeto, a fatto culturale, a me va benissimo, ma è uno degli aspetti con cui le nuove generazioni non accettano sostanzialmente più di sottostare, e questo va a mettere un attimino sull'allarme la capacità di dialogo tra le generazioni, va a mettere sull'allarme la capacità quindi di fare il famoso brainstorming, di trovare soluzioni, anche di identificare gli stessi problemi.
non andrei oltre. Concludo così rapidamente specificando che i rapporti umani sono qualcosa di complesso e che, richiamandomi all'idea metaforica dell'azienda come la figura della persona, la pancia oggi conta molto di più di quello che contava 10 anni fa. Cioè l'aspetto emozionale con cui ciascuno di noi va al lavoro la mattina, viene via la sera contento o non contento, soddisfatto o non soddisfatto, è riuscito a dialogare e ottenere buoni risultati, buoni feedback o non ci è riuscito, in una dimensione nella quale per l'appunto ciascuno di noi prendere consapevolezza di questo può fare una certa differenza. Ecco, ringrazio Luigi Roberto Lazzi per l'invito che mi onora moltissimo, Stefano Luigi per la grande fiducia che mi ha dato, Elisabetta Tosi e Gian Pietro Nadali con cui ci siamo confrontati su tante cose. Grazie. Grazie.